Nella prima parte di questa serie di video abbiamo visto la nascita del cinema da prima dei Lumière fino a Griffith, con le prime timide evoluzioni che la settima arte ha avuto nel primo ventennio del Novecento. Questa volta però inizieremo ad avvicinarci sempre di più al concetto di cinema che abbiamo oggi. Vedremo delle modifiche, delle evoluzioni, dei movimenti, ma anche delle avanguardie molto interessanti, così da arrivare ad iniziare il prossimo video parlando della nascita di Hollywood. Ma continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della storia del cinema. Dopo aver fatto un bel giretto in America con il nostro grande e poco razzista Griffith, torniamo nuovamente in Europa, là dove tutto è iniziato, la Francia, precisamente la Francia degli anni 20. Diversi artisti, tra cui Louis Deluc, pioniere del periodo francese, ma anche Jeannette Tain, Abel Gance, Germain Dulac, tutte queste belle persone iniziarono ad avvicinarsi al cinema, realizzando film in un modo totalmente innovativo. Il cinema, soprattutto in Francia, era già diventato un vero e proprio mezzo per esprimersi ed esprimere l'arte. E questi ormai registi, chiamiamoli così, sperimentarono diverse tecniche. E anche grazie a loro che oggi abbiamo il cinema d'autore. Il fatto che alcuni autori abbiano un'impronta così riconoscibile è dovuto in gran parte a questo periodo. È infatti proprio adesso che nasce, e morirà abbastanza velocemente, quello che poi qualche decennio dopo verrà soprannominato da critici d'arte l'impressionismo cinematografico. I registi citati prima nei loro film svilupparono e migliorarono il montaggio. Seppero utilizzare bene le luci, elemento fondamentale nell'impressionismo per chi conosce la storia dell'arte. Venne così introdotta la profondità di campo e sempre grazie al sapiente utilizzo di luci, ombre e colori anche alcuni effetti speciali. Ovviamente sempre grazie al grandissimo loro predecessore, ovvero Georges Méliès. Alcuni film soprattutto ad oggi possono vantare tantissime inquadrature davvero studiate, che rendono più facilmente l'idea di cosa un certo personaggio o più personaggi in scena stanno pensando o provando. Un film da citare sicuramente è J'accuse di Abel Gance del 1919. La pellicola di Gance affronta il tema della guerra conclusa da pochissimo e soprattutto il suo impatto sulla società. Poi sono tranquillamente citabili i corti di Delac, Fèvre del 1921 e L'Inondation del 1924, che sono importantissimi perché incarnano tutti gli elementi importanti dell'impressionismo. Sfortunatamente L'Inondation sarà il suo ultimo film perché Delac morirà prematuramente a soli 31 anni, il 22 marzo 1924, a causa di un'infezione dovuta a un taglio. Con lui morirà anche il vero e proprio movimento. Certamente, ad oggi sono rimaste tutte le innovazioni, vedasi appunto il cinema d'autore moderno, ma il linguaggio impressionista, beh, dopo la morte di Delac era ormai destinato a dissolversi. Mentre in Francia tra gli anni 10 e gli anni 20 nasceva l'impressionismo, a poco più di 1000 chilometri, una passeggiata, da lì stava nascendo un altro movimento molto importante per il cinema. Siamo nella Germania degli anni 20 e neanche così lentamente al cinema si afferma l'espressionismo. Stavolta al centro di questo movimento si trovava proprio l'esternazione delle condizioni emotive degli artisti e dei registi. Anche se inconsapevolmente diversi esponenti dell'espressionismo al cinema hanno preso a piene mani elementi dall'impressionismo francese. Un esempio potrebbe essere Murnau, uno dei registi tedeschi più importanti, con un totale di 21 film, tra cui uno che sicuramente conoscerete, almeno dal nome, Nosferatu. Proprio per questo Murnau è definito da alcuni critici non così tanto parte dell'espressionismo quanto più dell'impressionismo, solo che è sviluppatosi in un'altra parte europea. Tuttavia, avendo visto alcuni dei suoi film, parere personale, le componenti e gli ingredienti espressionisti ci sono e come, soprattutto in Nosferatu. I registi espressionisti si concentrano molto sull'emotività, ma ci sono molti altri aspetti che ci fanno subito capire che stiamo guardando un film di questa corrente. L'atmosfera totalmente cupa e tetra, per lo più infatti sono dei film horror o in generale film inquietanti. Poi comprendono diverse scene oniriche enfatizzate dal chiaroscuro utilizzato in modo intelligente che alle volte accentua anche il dramma del racconto. Anche le scenografie sono un elemento portante dell'espressionismo, paesaggi stilizzati, esagerati ed irreali. Per farvi capire, lo stile di Tim Burton ha diversi punti in comune con i film espressionisti di quest'epoca, con linee geometriche che evidenziano il lato fantastico del film e rendono alle volte il tutto molto più claustrofobico. A rendere il tutto più strano ed inquietante vengono realizzati alcuni effetti visivi di distorsione. Attori, già motivo di diversi incubi a causa dell'eccessivo trucco, con volti che iniziano a deformarsi. Il film tedesco espressionista per eccellenza è Il gabinetto del dottor Caligari. No, non è un film successo. Il gabinetto del dottor Caligari è un film muto del 1920, diretto da Robert Wine. La storia è ambientata in un piccolo villaggio in Germania. Francis, il protagonista, racconta la vicenda in flashback. La vicenda ruota attorno al misterioso dottor Caligari, un uomo sinistro che si presenta ad una fiera di paese.
Caligari porta con sé uno strano uomo di nome Cesare, che dorme a detta del dottore da ben 23 anni, senza stop, ma che con un suo input riesce ad aprire gli occhi. La tranquillità del villaggio viene sconvolta quando una serie di omicidi inizia ad accadere. Francis inizia a sospettare del dottor Caligari e di Cesare, credendo che siano coinvolti in questi crimini. La trama si sviluppa in modo intricato e misterioso, rivelando colpi di scena e segreti oscuri. La scenografia espressionista e il tutto onirico contribuiscono a creare un'atmosfera di terrore e suspense. Davvero non ho intenzione di spoilerare il film in questo video, perché è veramente da recuperare, non solo per l'importanza artistica e culturale, ma anche perché ha diversi colpi di scena sul finale che mi hanno lasciato a bocca aperta la prima volta che l'ho visto. Colpi di scena veramente pazzeschi, soprattutto se pensiamo che questo è un film degli anni 20. Al contrario dell'impressionismo francese, l'espressionismo tedesco arrivò anche all'estero, e persino film che non avevano nulla a che fare con elementi espressionisti, dopo il gabinetto del dottor Caligari, presentavano locandine palesemente ispirate a questo movimento. Era diventato il vero e proprio unico modo per attirare più gente possibile in sala. L'altro film importante è Metropolis del 1927, diretto da Fritz Lang. Per prima cosa è ambientato nel 2026, ossia 100 anni dopo rispetto a quando è stato scritto. 2026. Il tutto non si discosta dalla realtà che stiamo vivendo, infatti abbiamo una società con delle divisioni classiste molto accentuate. Anche questo film, proprio come Le Voyage dans la Lune di Méliès, può essere considerato il padre di Star Wars o il padre di Blade Runner o il padre della fantascienza in generale. Come già detto, siamo nel 2026 e un gruppo di industriali governa l'intero pianeta, relegando ogni lavoratore in un mondo sotterraneo, in cui subiscono ogni sorta di maltrattamento. Tuttavia, un androide dalle sembianze femminili li ispira alla rivolta. Anche in questo caso non voglio andare oltre con la storia. Vi consiglio di recuperare sia il gabinetto del dottor Caligari che Metropolis. Anche in questo film vengono appunto accentuati gli elementi portanti dell'espressionismo che hanno reso questo film, assieme a Caligari, il centro di tutte le ispirazioni. Nel periodo espressionista nacque anche il Titelloser film, ovvero il film senza didascalie, che si caratterizzava per l'assenza di testo scritto, lasciando che le immagini e le espressioni facciali dei personaggi comunicassero l'intera trama. Vi ricordo che ancora tutti i film non comprendevano il suono. Questo nuovo tipo di film causò una rivoluzione nel sistema cinematografico, portando a radicali cambiamenti nel suo linguaggio. L'industria cinematografica mostrò preoccupazione per questi mutamenti strutturali e reagì in due modi. Alcuni associarono il film senza didascalie a una scelta artistica di alcuni registi, mentre altri lo relegarono in un ambito specializzato come un genere cinematografico a sé stante. E ancora la divisione in generi dei film non esisteva neanche. Questa novità valorizzava il montaggio come componente fondamentale della drammaturgia e metteva in evidenza l'espressività del linguaggio mimico e gestuale degli attori. Diverse persone erano a favore dell'abolizione di ogni testo scritto nei film, sostenendo che le didascalie fossero estranee al linguaggio cinematografico, ma alcune posizioni difendevano la necessità e l'organicità della scrittura nel cinema. Questo nuovo approccio influenzò anche il Kammerspielfilm, un sottogenere cinematografico tedesco che si concentrava su situazioni intime e drammatiche, con un'attenzione particolare all'espressività dell'immagine e della recitazione. In ogni caso, il film senza didascalie è uno strumentopolo che ci tornerà utile fra poco. L'espressionismo al cinema, man mano dopo gli anni 30, iniziò a spegnersi sempre di più. Anche in questo caso alcuni elementi rimasero all'interno del linguaggio cinematografico, ma ad oggi sicuramente non ci sono più film totalmente espressionisti. Teletrasportiamoci in quella che da qualche anno era diventata l'Unione Sovietica. Siamo ancora negli anni 20. Ed è qui che il montaggio diventa protagonista con l'avanguardia sovietica. Gli attori, i luoghi, le inquadrature, tutto viene lasciato in secondo piano per favorire ciò che i sovietici del tempo definivano la cosa più importante al cinema, appunto il montaggio. Gli esponenti di questa avanguardia cinematografica sono, tanto per cambiare, i giovani, perché i registi russi già affermati avevano traslocato tra il 1917 e il 1918 durante la rivoluzione. Nomi del calibro di Vertov, Kuleshov, Eisenstein e Mayakovsky, anche se quest'ultimo all'inizio era un po' diffidente verso il cinema, ma pian piano si è abituato, anche se è rimasto un po' distaccato. Ma andiamo avanti. Ho citato appunto Eisenstein, che è famoso tra gli appassionati per... La corazzata Potemkin del 1925. È una cagata pazzesca! E anzi, è uno dei film più importanti e influenti della storia del cinema. Il film è basato sugli eventi della rivolta della corazzata Potemkin del 1905, durante la quale l'equipaggio della corazzata Potemkin si ribellò contro i loro ufficiali oppressivi. Quella del passeggino è una delle sequenze più famose del film, diventata iconica nel cinema tutto e citata in migliaia di prodotti. Ecco, quando in un qualsiasi film, serie, gioco o altro vedrete un passeggino che si muove da solo, viene da qui, dalla corazzata Potemkin.
Un altro lavoro molto importante di Eisenstein è sicuramente Lo sciopero, in cui in un'iconica scena montata ritroviamo degli operai accostati a degli ingranaggi in movimento, che però si arrestano quando i tre uomini incrociano le braccia. L'obiettivo della scena è diretto: senza l'uomo non c'è lavoro. Inoltre, con scene ancora più crude, Eisenstein critica la società, paragonando lo sfruttamento degli operai al macello di un bue, con un montaggio alternato chiamato montaggio espressivo. Poi abbiamo Vertov, regista noto per aver creato opere innovative che esplorano la vita quotidiana. Uno dei suoi lavori più celebri è L'uomo con la macchina da presa del 1929, un film documentario sperimentale che cattura la vita quotidiana nelle strade di un uomo comune, ma anche di una città intera. Vertov credeva che il cinema potesse rivelare la realtà attraverso l'assemblaggio creativo delle immagini, senza la necessità di narrazione tradizionale, ed infatti, come citato prima, questo è lo strumentopolo. Proprio come il Titelloser film, L'uomo con la macchina da presa non ha didascalie. Gioca tutto sul montaggio, sulle scene e le sequenze. Ma a proposito di montaggio, l'esponente principale del montaggio avanguardistico sovietico è Kuleshov, a cui viene affidata nel 1920 la scuola statale di cinematografia, e da cui proviene quello che ad oggi è chiamato effetto Kuleshov. Ma cosa sarebbe questo effetto Kuleshov? Tutto nasce da un problema economico. Il cinema sovietico di quel periodo non possedeva chissà quanta pellicola per la produzione di film. E allora proprio il nostro Kuleshov, assieme ai suoi allievi, sono costretti a ingegnarsi e colmare questa mancanza. È qui che Kuleshov capisce che il montaggio delle inquadrature può influenzare la percezione dello spettatore e la sua interpretazione delle emozioni o del significato di una scena. Un esempio classico dell'effetto Kuleshov è stato dimostrato utilizzando una stessa inquadratura del volto inespressivo di un attore, alternandola a differenti inquadrature di oggetti. A seconda dell'inquadratura che segue il volto neutro, un piatto di zuppa o un cadavere di una bambina, lo spettatore può percepire il volto dell'attore in modi totalmente opposti, dal desiderio alla tristezza, anche se il volto non cambia realmente. Altri elementi importanti dell'avanguardia sovietica, oltre i tecnicismi come il montaggio, l'utilizzo di cineprese e luci migliori, sono la violenza di alcuni film, la comicità grottesca e altre sperimentazioni creative che ad oggi si trovano alla base di tantissimi generi. L'avanguardia sovietica rimarrà forte per tutti gli anni 20, ma il declino inizierà negli anni 30 per diversi fattori, prima tra tutti appunto la censura staliniana, ma anche la censura estera non aiuterà poi così tanto. E poi il timido arrivo del sonoro e i cambiamenti ideologici che obbligatoriamente anche i registi devono adottare nei loro film. Ecco quindi le prime effettive evoluzioni del cinema dopo la sua creazione, ma la prossima volta parleremo di altre case del cinema, Hollywood, ma anche l'Italia, perché sì, il cinema italiano è importantissimo ed è famosissimo in tutto il mondo. No, non parlo dei vari Natale Ava, Canse di Sta Cippa, ma lo vedremo assieme. Vi aspetto con la parte 3 della storia del cinema.